la mattonella di oggi. La mattonella di oggi è composta solo 1, 2, 3, 4 da 4 colori perché, vedete, volevo farle un po' tutte uguali, quindi così. Questa è venuta proprio diversa, ma non è un problema, poi andremo a sistemarla, magari vediamo dopo quando ci voglio fare una borsa, adesso non lo so. Comunque le mattonelle sono queste. Allora, questa qui, come vedete, è di 4 colori, molto semplice, veramente è un attimo realizzarla. Si parte con i cerchi e però poi dopo alla fine si riesce a fare anche gli angoli. Quindi vi lascio al tutorial, lasciate i commenti se avete necessità di chiarimenti e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Iniziamo con questa nuova con questo tutorial per questa nuova mattonella di una lunga serie. Dunque, quindi qui siamo già a 5. Allora, iniziamo con un cerchio magico. In questo cerchio magico andremo a fare 8 maglie basse. Questa non ne teniamo conto, di questa, ok? Allora, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiudiamo e andiamo a chiudere con una maglia bassissima, come si fa di solito qui. Ecco qua. Adesso in ogni punto dovremo fare 8 maglie basse sempre, quindi alla fine di questa lavorazione dovremo avere 16 maglie basse. Quindi cominciamo subito. Una e due. Il primo punto non ne ho fatto, non l'ho conteggiato, 3 e 4. Qua 5 e 6. Qui 7 e 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Quindi entriamo nella prima maglia che avevamo fatto, chiudiamo con una maglia bassissima e tagliamo il filo. E questa prima parte con il primo colore è fatta. Ok, ora cambiamo colore. Contiamo, quindi dovremo avere 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, esatto. Quindi qui nella prima andiamo subito a cambiare colore. Ecco qui, portiamoci dietro solo per questa. Là. Ecco, e facciamo una e due. Nella stessa facciamo una maglia alta. Vediamo se riusciamo a portarci dietro anche le codine, così non dobbiamo stare lì a chiuderle. Ok. E facciamo una maglia alta, una catenella, e nella maglia successiva facciamo questa cosa così. Quindi una maglia alta senza chiudere e la seconda maglia alta senza chiudere,
Ora chiudiamo tutto il gruppo di queste due maglie alte e facciamo anche una catenella. Di nuovo, una maglia alta senza chiudere e una maglia alta senza chiudere. Chiudiamo tutto e facciamo una catenella. Questo lo dobbiamo fare per tutto il giro e saranno 16 gruppi da due maglie alte, quindi 1, 2, chiudiamo una catenella, quindi sono 16 gruppi, compreso ovviamente questo, 1, 2, 3, 4, ne facciamo 16, chiudiamo con una maglia bassissima e tagliamo il filo. Quindi adesso facciamo, chiudiamo qui, come di solito facciamo nella catenella in alto, facciamo una maglietta e chiudiamo con questo colore celeste. Ecco, ovviamente io uso tutti questi gomitoli che ho in più, e andiamo a prendere quest'altro, lo mettiamo doppio perché è molto fino. Ecco qua. Adesso dobbiamo andare in ogni buchino questo, vedete? Cioè questi proprio che stanno tra i gruppi da due, e dobbiamo andare a fare un gruppo da tre. Quindi prendiamo sempre il nostro filato con la prima maglia, così, ok, tiriamo, facciamo una, due, e poi facciamo, ne faccio due perché è un po' grande, se no tre se il filato è più fine. Facciamo una maglia alta senza chiudere, di nuovo una maglia alta senza chiudere. E quando abbiamo queste tre maglie sull'uncinetto, chiudiamo tutto e facciamo 2 catenelle. Quindi proseguiamo ancora facendo. Portiamoci dietro le codine, andiamo in quest'altro spazio qua e facciamo una maglia alta senza chiudere, la seconda maglia alta senza chiudere e la terza maglia alta senza chiudere. A questo punto ne avremo 4 di maglie sull'uncinetto che chiudiamo tutte insieme e facciamo 2 catenelle. Ancora, proseguiamo. Facciamo una maglia alta senza chiudere, 2 maglie alte senza chiudere e la terza senza chiudere. Chiudiamo tutto insieme e 2 catenelle. Questo per tutto il giro. Poi dovremo andare a chiudere con una maglia bassissima qua. Però ve lo faccio vedere, lo faremo insieme. Ok. Allora, sono arrivata in fondo. Chiudiamo qui come vi avevo detto, una maglia bassissima, e andiamo a cambiare il mio colore. Ora dobbiamo andare a creare gli angoli per fare chiaramente la mattonella quadrata. Quindi adesso lavoreremo all'interno sempre di questi spazi. Quindi facciamo le solite 3 o 2 catenelle a seconda quanto è spessa la lana. Ecco. Quindi facciamo una e due. E qui facciamo all'interno, facciamo una maglia alta, che con questa nostra catenella saranno 2. Poi facciamo a quello successivo qua, facciamo 3 mezze maglie alte, quindi una, due,
2, 3 mezze maglie alte. Poi facciamo, togliamo queste, 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte. Poi facciamo l'angolo finalmente, quindi facciamo una doppia, ecco, doppia maglia alta, così 1, 2, ancora doppia, e sono 2, e 3. Poi facciamo 2 catenelle e ancora 3 doppie maglie alte, quindi una, due, e 3. Come vedete, si sta formando il nostro angolo. Adesso ricominciamo da qua. Qui ne abbiamo fatte due, ma dobbiamo farne tre, quindi al ritorno ne faremo una in più. 3 maglie alte, quindi una, due e tre, poi 3 mezze maglie alte, una, due, 3 mezze maglie alte, ancora 3 maglie alte, uno, due e tre, e adesso le nostre 6 maglie alte. Cioè 6 maglie altissime separate da 2 catenelle, quindi 2, una, 2 e 3, 2 catenelle e ancora l'altro gruppo da 3, 1, 2 e 3. Quindi qui ricominciamo da qua, cioè 3 maglie alte, 3 mezze maglie, 3 maglie alte e 6 per chiudere l'angolo. Ok, facciamo tutto il giro. Siamo alla fine, manca una maglia alta qui, ma l'ho fatto proprio apposta. E chiudiamo con una maglia bassissima in questa maniera. Io penso che come misura ci siamo, perché le abbiamo fatte tutte uguali. Ecco qui, sì, è uguale. E quindi possiamo anche chiudere e tagliare il filo. Quindi la nostra mattonella di oggi è finita. Non ci resta che fermare i fili e tutto a posto. Ciao a tutti, grazie per aver partecipato al mio tutorial.